Ok ragazzi, nuovo video, oggi vedremo se il natural può allenarsi a cedimento e cercherò di spiegarvi da un punto di vista scientifico, se vogliamo, perché dovreste effettivamente allenarvi a cedimento e perché è sbagliato dire che il cedimento va dosato. Prima di iniziare però ci tengo a fare una precisione molto molto importante e chi mi segue già lo sa, però se è la prima volta che arrivate su questo canale ci tengo a precisare che potrebbe non essere il canale per voi, perché qua parliamo di bodybuilding ad alto livello. Quello che faccio, io sono un preparatore atletico di agonisti sia professionisti che non, e quello che faccio in questo canale non è ricercare like, iscrizioni, follower e cose del genere, ma semplicemente riportare una divulgazione di quello che è il mio lavoro, che di nuovo è quello del professionismo nel bodybuilding. Certe cose che dirò in questo video, ma anche in altri contenuti, potrebbero non essere l'ideale per voi, potreste non trovarvi d'accordo, e questo va assolutamente bene, perché d'altronde se voglio giocare a calcetto in parrocchia non vado a vedere come si allena un calciatore di Serie A, non vado a utilizzare il protocollo di Cristiano Ronaldo, poco mi interessa, perché ho altri obiettivi, e questo non vuole assolutamente, per l'amor di Dio, essere un qualcosa di denigratorio per chi ha altri obiettivi. Però di nuovo, questo canale è rivolto a chi, amatore, agonista, appena iniziato, però vuole dedicare un certo tempo, un certo spazio al bodybuilding di alto livello, quindi se non fa per voi e vi trovate in disaccordo con qualsiasi di questi contenuti è semplicemente perché l'obiettivo è diverso. Quindi ci tengo a dirlo, i ragazzi che mi seguono già lo sanno e ne hanno cognizione, quindi mi accettano per come sono, e detto questo passiamo a vedere il video. Allora dunque, partiamo con un concetto molto semplice che è un po' la chiave di tutto. Che cos'è l'ipertrofia? Se vogliamo, l'ipertrofia è un concetto darwiniano, un concetto di evoluzionismo della specie, ossia quello che noi facciamo è dire al nostro corpo che per sopravvivere all'ecosistema che lo circonda, per cacciarci cibo, per fare qualsiasi cosa, per sopravvivere dai predatori, deve fare 150 kg di squat per 8 ripetizioni o quel che sia, ossia deve sostanzialmente allenarsi. Ok, questa è la situazione a cui portiamo il nostro corpo. Per cui dobbiamo forzare un adattamento fisico nel nostro corpo che non è altro che un adattamento all'ecosistema che ci circonda. Per farlo, il modo più intelligente è quello di portare il nostro corpo al limite. È un po' quello che succede quando vi abbronzate, ossia esponete la vostra pelle a una dose e una forza di raggi solari che è superiore al limite che la vostra pelle normalmente sopporta, quindi quello che sopporta magari quando uscite tranquillamente durante le giornate invernali che sono nuvolose, se non piovose, eccetera, per quanto poi state coperti, però vabbè. Quindi sostanzialmente espongo il mio corpo a un determinato stressor che lo porta al limite. Lascio poi il mio corpo il tempo di recuperare e lo sottopongo nuovamente a un limite che è possibilmente ancora superiore. Perché se io mi vado a esporre sempre allo stesso sole, magari ecco, è d'estate, sto a Roma, giro in città con la maglietta un po' sbracciata, però non vado mai al mare, mi espongo sempre a uno stressor che è superiore a quello normale, un po' mi abbronzo, però sempre là rimango. Per potermi abbronzare ulteriormente devo andare al mare e iniziarmi a esporre molto di più, sempre per più tempo, magari gradualmente, lasciare che il mio corpo recuperi, utilizzare della crema solare, quel che vi pare, però gradualmente, sempre meno crema solare. A un certo punto molti utilizzano l'abbronzante. Ora, non sono un tecnico, se ci sono tecnici dell'abbronzatura scrivetelo per favore qua sotto, però il concetto è quello, superare gradualmente il limite. Quindi, di base, il concetto del superamento del limite fa parte del bodybuilding. Ora, per superare il limite, la cosa più intelligente da fare è quella di arrivare al cedimento. L'input principale è là che veramente si dà quell'attivazione di tutta una serie di meccanismi adattamento ipertrofici nel nostro corpo affinché avvenga questo processo di adattamento ipertrofico. Ossia, il cedimento è quel segnale che il nostro corpo interpreta come necessario, come avvio di un processo di adattamento ipertrofico. Se volete la spiegazione da un punto di vista scientifico, è presto detto, il meccanismo chiave per creare più ipertrofia è la tensione meccanica. Ok? Abbiamo tre meccanismi, lo stress metabolico, che di base si basa sulla creazione di un certo environment, un ambiente biochimico, ossia un accumulo di lattato, di ioni HPO nel muscolo, il cosiddetto pompaggio, che non solo dà uno stimolo di adattamento ipertrofico, ma al tempo stesso facilita un recupero muscolare. Se non l'avete visto, guardate il video sull'FDFS in cui spiego come sfruttare lo stress metabolico per creare più ipertrofia e migliorare anche il processo di recupero. In secondo luogo il danno muscolare, ossia tutte quelle microlesioni che si vanno a creare all'interno del muscolo, e in terzo luogo, ma prima
del danno muscolare che è in qualche modo subordinato alla stessa, la tensione meccanica, ossia l'attivazione di tutta una serie di meccanorecettori che stanno all'interno del miocita, della cellula muscolare, che vanno a segnalare al nostro corpo che si deve adattare, che c'è una certa tensione nel muscolo cui deve far fronte. Più questi meccanorecettori sono vivi e interpretano tensione, più il nostro corpo creerà ipertrofia, perché riceverà una situazione di allarme molto molto più importante, ok? Quindi i meccanorecettori sono semplicemente dei recettori che sono volti anche in questo caso a interpretare l'ecosistema che ci circonda. Li avete nelle orecchie, per cui interpretano i segnali meccanici delle onde sonore, li avete sulla mano per interpretare le sensazioni tattili, ok? Li avete anche sul muscolo. Più c'è tensione, più questi vanno a interpretare che c'è bisogno di adattarsi. Ora, la cosa molto importante da capire è che i meccanorecettori, indovinate quando è che si attivano soprattutto? Si attivano soprattutto man mano che arrivate al cedimento, ossia esplodono e danno il loro meglio nel momento in cui fate quella che Arthur James definiva la ripetizione perfetta, ossia quella ripetizione in cui avete una forma esecutoria massima, una massima attivazione muscolare, ma la fase concentrica è rallentata perché non riuscite a sollevare il carico. Faccio un esempio, faccio un hack squat con magari un 8 RM, quindi 8 ripetizioni, faccio le prime 6, scendo per fare la settima, risalgo, il movimento è veramente molto più lento, prendo un respiro, scendo per l'ottava e quando riparto la mia concentrica dura un sacco di tempo. Sto a contare secondi, sembra che non la riesca mai a chiudere, ma la forma esecutoria è assolutamente perfetta, è impeccabile. Solo che ci metto tantissimo tempo, ma non volontariamente perché voglio rallentare la concentrica, semplicemente perché il muscolo non ce la fa. Ecco, in questi casi quello che succede a livello dei meccanorecettori è che impazziscono totalmente e il segnale di adattamento ipertrofico che vanno a dare è molto molto importante. Per cui quando raggiungiamo questo livello possiamo essere sicuri di aver dato lo stimolo massimo di adattamento ipertrofico. E questo, ragazzi, in letteratura, nella scienza in generale, è assolutamente pacifico, non ci sono dubbi in merito. Ora, l'unico problema che viene fatto, viene sollevato da alcuni avanzando il concetto di buffer, che poi, ragazzi, vi dico, è molto curioso che questi concetti vivano nel bodybuilding, quantomeno vivano soprattutto in Italia, e non so perché, probabilmente abbiamo recepito con una certa lentezza una scuola di pensiero che veniva dall'estero, che è nata e morta là nel giro di pochi anni. In Italia ha trovato in qualche modo terreno fertile. Quello che succede, che si dice, è che il cedimento ci fa faticare troppo, quindi sostanzialmente, ho già fatto un video sulle effective reps, sostanzialmente quello che si dice è che il gioco non vale la candela. Nel senso che se io arrivo a cedimento si stimolo di più, però poi alla fine mi stanco così tanto e recupero così basso che non posso sostenerlo per troppo tempo e quindi sostanzialmente il gioco non vale la candela e mi conviene fare un passo indietro e lavorare con un certo buffer, ossia uno scarto di ripetizioni tra quelle che posso concretamente fare e quelle che faccio. Quindi nell'esempio prima, invece di fare 8 ripetizioni sull'hack squat, l'ottava è troppo pesante, la settima pure, mi fermo alle 6 ripetizioni. Ora, ci sono tanti problemi in merito. Diciamo che generalmente se dobbiamo farla e vogliamo farla abbastanza breve, il concetto è che in realtà quello che più impatta le capacità di recupero è il volume. Ossia, non è tanto portare una serie a cedimento, perché quella sensazione di botta neurale è una sensazione molto immanente che si sente in quel momento specifico. Il problema è quando esageriamo di volume, automaticamente l'intensità diminuisce perché non arriviamo veramente mai a cedimento, ci fermiamo un po' prima, però facciamo serie su serie su serie e quello impatta più di tutto le nostre capacità di recupero. Quindi è il volume la determinante principale, sia per creare adattamenti ipertrofici, ma su questo arriveremo, sia per affaticarci. Quindi sicuramente se ci si approccia al cedimento cercando di mettere in primo piano la necessità di raggiungere un tot di serie allenanti, quindi devo fare 20 serie allenanti per distretto muscolare ogni volta, allora sicuramente falliremo, perché nel momento in cui diamo priorità al cedimento, quindi lavoriamo sulla nostra qualità delle ripetizioni, dobbiamo adattare di conseguenza la quantità. Ok? Quindi lavoriamo sulla qualità, poi conseguentemente lavoriamo sulla nostra quantità. Come facciamo questo? Semplicemente facciamo il massimo volume possibile recuperabile, ossia il massimo volume per distretto muscolare, il massimo volume per sessione, il massimo volume per settimana che noi riusciamo concretamente a recuperare mantenendo una qualità di lavoro ottimale. Ok? Perché è importante questo? Perché logicamente più volume facciamo, più diamo stimolo al corpo. Ma è anche vero che affinché questa equazione sia perfetta, funzioni, il volume deve essere recuperabile. Ossia, se faccio troppo, allora lì non recupero. Perché? Perché sto esagerando sia da un punto di vista di intensità che di volume. Ok?
Viceversa, risparmiarsi, lavorare in buffer, fare più volume non è l'ideale, perché da una parte diamo meno stimolo ipertrofico, dall'altra in realtà affatichiamo sempre comunque il nostro corpo. Quindi sostanzialmente abbiamo il peggio, meno stimolo e meno recupero, mentre diminuendo il volume e aumentando l'intensità avremo più stimolo e più recupero. Ora ci tengo ad essere molto molto chiaro su una cosa: non sto dicendo di lavorare in heavy duty, non sto dicendo di lavorare con monoserie, non sto dicendo di abbassare la frequenza e di ridurre il volume al minimo, non sto dicendo che il volume è dannoso di per sé, ok? È il troppo volume ad essere dannoso. Io normalmente, per fare un esempio, su di me lavoro con 9 fino a 15 serie allenanti per una sessione di gambe, considerando pure gli adduttori, considerando pure i polpacci. Lavoro più o meno in una sessione di push, quelle che possono essere sulle 15, 17 serie allenanti, quindi non sto assolutamente parlando di monoserie. E tutto questo lo faccio in un regime di multifrequenza, quindi alleno i distretti due volte ad ogni microciclo, che per me sono tra gli 8 e i 12 giorni, dipende come ho impostato la mia split. Quindi non sto assolutamente dicendo e condannando il volume in termini generali, ok? Ok ragazzi, un altro punto importante riguarda l'utilizzo di pad, ossia performance enhancing drugs, quindi tutti gli atleti doped. Ora, l'idea di base è quella che il cedimento, cioè la cosa che molti dicono è che il cedimento si utilizza per gli atleti che utilizzano farmaci, quindi supporto chimico, mentre il natural, non avendo il supporto chimico, in realtà non può allenarsi al cedimento, comunque dovrebbe dosarlo e limitarsi un po'. Ecco, nella mia esperienza, io seguo atleti sia enhanced che natural e bene o male ho risultati in entrambe le federazioni, abbiamo vinto Crocard in entrambe le federazioni, quindi su questo non diciamo riesco a capire qual è la differenza, e non c'è questa differenza assolutamente, anzi vi dirò di più. L'atleta supportato è un atleta che ha anche carichi e performance diverse in palestra, ok? Quindi un atleta che mi gioca con 500-600 kg di pressa rispetto a uno natural che magari mi gioca con 300-400 kg avrà un impatto neurale molto forte. Quindi io personalmente con gli atleti supportati mi trovo molto spesso a dover fare un freno a mano in termini di frequenza di allenamento, ossia quante volte vanno in palestra a settimana. Normalmente non supero le 3 volte di fila, quindi 3 on, 1 off, 3 on, 1 off, oppure 2 on, 1 off, 3 on, 1 off. Più o meno le split sono queste, mentre sugli atleti natural riesco tranquillamente ad andare a 5-6 volte di fila, ovviamente aggiustando tutto quanto, ricevendo report e ribilanciando tutto quanto, sentendo il ragazzo passo dopo passo, insomma senza mai esagerare. Però bene o male ci sono queste possibilità, abbiamo un ventaglio di possibilità molto più ampio. Quindi paradossalmente, anche se l'atleta è supportato e il recupero è incentivato, lo stress che va a dare ci porta a una condizione di dover fare un passetto indietro, e di nuovo in entrambi i casi c'è un allenamento a cedimento, tutto quanto a cedimento, e parlo di cedimento tecnico come l'esempio che vi ho fatto, la ripetizione perfetta di Arthur James, e in tutto quanto c'è il discorso della multifrequenza, ok? Cedimento e multifrequenza in entrambi i casi, tranquillamente. Ora, l'altra cosa che credo di dover precisare è il concetto di cedimento, e questo avrei dovuto in realtà dirlo all'inizio probabilmente, però in molti casi, questa è una domanda che mi ha colpito molto perché mi è stata fatta alla nostra Academy, facevo lezione e alla fine mi ha detto: però come gestisci il cedimento con il fatto che citi, sporchi, eccetera? Non è così. Il cedimento non vuol dire portare la serie all'estremo, sporcare la ripetizione e falsare. Per me il cedimento è l'ultima serie, l'ultima ripetizione perfetta che riesco a fare, quella di Arthur James, la ripetizione perfetta. Se poi devo citare, devo sporcare, io sto andando oltre e non è qualcosa che mi interessa. Là sì, in realtà vado a disperdere troppe energie e vado a dare troppo poco stimolo, perché sto, è come se andassi su binari diversi, non sto più stimolando per bene il muscolo, ma tendenzialmente sto creando più casino che altro, ok? Quindi il cedimento per me è quel cedimento tecnico in cui l'ultima ripetizione è perfetta e ho una concentrica forzatamente, quindi non volontariamente, rallentata, ok? Poi ci possiamo colorare con altre tecniche, possiamo colorare, però il cedimento non è porto tutto a caso con botte adrenaliniche e forme molto dubbie a livello esecutorio e tutto il resto, ok? Questa è una cosa che va chiarita. Ultimo punto che vi dico, ragazzi, mi ricollego all'anticipazione che ho fatta sul fatto che questo canale non è per tutti. Se non vi ritrovate con questi concetti, ragazzi, veramente, per chi mi conosce lo sa, ci sentiamo e stiamo in contatto con tutti i principali tecnici, e molti li abbiamo portati anche su questo canale a livello internazionale per quel che riguarda il bodybuilding, e vi assicuro, credetemi ragazzi, vi assicuro, visto le programmazioni dei più grandi atleti, gli atleti che salgono su palchi importanti come l'Olimpia e tutto, io vi assicuro che non è contemplato il buffer. Non esiste in alcun modo federazioni natural, federazioni enhanced, perché noi portiamo atleti in entrambe le federazioni a livello internazionale, per cui non esiste
non esiste il buffer, non esiste assolutamente, ok? Quindi il cedimento è la regola aurea. Se non riuscite a gestire il cedimento, se non riuscite a sopportarlo da un punto di vista psicologico, perché vi assicuro che è soltanto il fatto di non voler arrivare fino a quel punto, non fa per voi. E questa è la cosa più importante in assoluto che dovete portarvi a casa da questo video. Il bodybuilding non è per tutti. Non è per tutti. Quindi potrebbe non essere adatto a voi. Se dite che va dosato, che non riuscite a sopportarlo, che avete l'ansia, che poi state cotti, che questo, che quest'altro, o state facendo le cose male, che è molto probabile, oppure il bodybuilding non fa per voi. E semplicemente dovete accettare il fatto che, di nuovo, avete altri, non è che non dovete andare più in palestra, vi divertirete, avete ottimi risultati estetici. Di nuovo, non vuole, ragazzi, veramente non vuole essere una cosa divulgatoria, però il concetto è che lo vivrete in un altro modo, in un'altra veste, come io personalmente. Io, se mi mettete a fare una preparazione di calciatore di serie A, vi dico è impossibile, è insostenibile. Perché? Perché il calcio non è per me, non è uno sport per me, assolutamente. Io ho provato a fare tennis 2 anni, ragazzi, sono totalmente incapace, incapace, una cosa vergognosa, cioè, vi giuro, si vergognavano le persone a guardarmi, era un imbarazzo per me, ok? Non fa per me come sport, però vuol dire che non posso mai prendere una racchetta? No, posso farlo, ma non devo avere le pretese di fare alcunché, e soprattutto non devo avere le pretese di dire, ah no, vabbè, se non ci riesco io allora non si fa così. No, non è assolutamente così. Bodybuilding di alto livello è una cosa, ed è quello che sentite in questo canale. Ci sono poi tante altre scuole, tante altre cose che sono fatte per, di nuovo, dare diversi gradi di cose. Per cui se io voglio andare a giocare a calcetto in parrocchia, sicuramente posso prepararmi, posso diventare straordinariamente bravo, ma mi preparerò con qualcosa di un po' più soft, sicuramente non con un protocollo da calciatore di serie A. Ragazzi, questo è tutto per questo video. Qualsiasi domanda scrivetela qua sotto, sarò ben lieto di rispondere, e con questo vi rimando al prossimo video.